Pronti? Via! Il prossimo multiple flight mode che andremo a testare, andiamo subito a vedere qual è, ed è il famosissimo e richiestissimo Active Track. Andiamo a vedere immediatamente come funziona questo tracking mode. Per attivarlo basterà semplicemente tracciare un quadrato sopra la persona da seguire. Quindi andiamo a pigiare sul nostro monitor, creiamo il quadrato sopra la persona, lasciamo il quadrato e lui inizierà a cercare questa persona. Tant'è che se già io mi sposto, in questo caso ho il radiocomando in mano perché ho il microfono collegato al radiocomando, ma già in questa situazione il drone cercherà di seguirmi tramite la sua telecamera. Vedete che sulla parte destra dello schermo abbiamo tre impostazioni. Una è il Trace, una è il Profile e il terzo è lo Spotlight. Tramite il Trace avremo la possibilità di essere inseguiti costantemente dal mezzo. Tramite il Profile saremo seguiti semplicemente in maniera laterale. Tramite lo Spotlight avremo come una sorta di cavalletto che continuerà a seguirci ruotando il drone, ma senza che il drone stesso si possa spostare. Partiamo con il Trace per farvi vedere come funziona e andiamo a pigiare OK sul nostro mezzo. Vedete che abbiamo la possibilità addirittura anche di ruotare attorno a noi stessi, ma prima di fare ciò facciamo una breve passeggiata che vi mostro come si comporta il drone. Lascio il radiocomando a terra. Vedete che già il drone si è avvicinato perché mi sono abbassato. Faccio una corsetta attorno e vi faccio vedere come funziona. Chiaro, no? Semplice e intuitivo. Abbiamo la possibilità, vedete che ha cambiato il suo punto di vista, nel senso che prima eravamo con un'altra angolazione. Se vogliamo invece che l'angolazione sia sempre la stessa, abbiamo la possibilità di utilizzare le altre due modalità dell'Active Track. Una cosa molto 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 interessante è questa linea che vedete qui sotto alla nostra persona, alla mia persona, che ci permette di dire al drone di ruotare attorno a noi stessi. Quindi il tracking mode continuerà a tracciare la persona stessa, in questo caso me, ma mentre traccia la persona continuerà anche a ruotare attorno al soggetto stesso. Un modo fantastico per riuscire ad ottenere delle riprese fluide, morbide, a muoversi costantemente attorno alla persona sia in un verso che nell'altro e con velocità differenti. Quindi adesso aumento la velocità di rotazione, lui continuerà a ruotare attorno a me, io potrò comunque gestire il tilt della telecamera, come vedete abbasso un po' la velocità perché mi gira la testa a vederlo, posso alzare il drone, quindi posso comunque cambiare il suo punto di vista, posso allontanarlo da me, quindi allargare il raggio d'azione del mezzo, e posso avvicinarlo, allargarlo, allontanarlo e avvicinarlo, basterà utilizzare lo stick dello spostamento avanti e indietro, quindi il pitch, cabrata e picchiata. Ovviamente è possibile ruotare anche nell'altro verso, quindi io sposto la levetta dalla parte opposta e andrà a ruotare dalla parte opposta. Ok, fermiamo il nostro Active Track in questa posizione qui, stop. Pigiando il pulsante stop verrà fermata automaticamente la rotazione. Ritorniamo all'interno dell'Active Track, quindi Active Track.
Ok, fissiamo la nostra persona, che deve essere ad una certa distanza, perché se sono troppo distante non funziona. E andiamo su profile. Ha già preso il nostro punto. Profile ci permette di proseguire con la nostra tracking, con la nostra opzione di tracking, ma semplicemente dal punto di vista laterale. Quindi non andrà a spostarsi davanti o dietro, ma continuerà a mantenere la sua posizione laterale. Cioè, se io mi sposterò in questa direzione, lui non andrà a ruotarmi attorno cercando di seguirmi. Vedete? Cercherà sempre di rimanere laterale a me. Anche se vado verso di lui, lui si allontanerà, ma non ruoterà per seguirmi. Rimarrà appunto di profilo. Andiamo a riattivare il nostro Active Track. Andiamo a selezionare la nostra persona e gli daremo lo spotlight. Manterrà il drone fermo in un punto e ruoterà attorno a quel punto stesso, come se fosse un treppiedi che mi segue. Adesso non posso andare di qua perché è finito il campo, ruoto dall'altra parte, ma vedete che il drone rimane fermo in un punto e ruota la telecamera seguendomi costantemente. Quindi questi sono i tre profili che ci permette di utilizzare l'Active Track tramite l'applicazione DJI Go 4, Trace, Profile e Spotlight. Spero che vi sia piaciuto anche questo esempio di tracking, dettagliato il più possibile. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e cliccate mi piace sui miei video. Un saluto a tutti. Ciao!